Ciao a tutti amici del Tech Vintage Lab e benvenuti. Oggi presentiamo un organo combo prodotto dalla GEM, esattamente la GEM Model P, il precursore di quello che poi sarebbe divenuto il Jumbo. Questo strumento è nato sostanzialmente come alternativa al Jaguar prodotto dalla Vox. Infatti, come possiamo vedere, esteticamente i due strumenti si somigliano molto. Andremo a vedere che anche a livello sonoro le differenze sono veramente poche. Andiamo ad analizzare i pulsantoni, ovvero i tabs. Abbiamo due pulsanti dedicati agli effetti e quattro pulsanti dedicati alla selezione filtri. Utilizziamo il filtro Horns. Strings. Reeds. And flutes. Ovviamente sono miscelabili, proviamo una combinazione come Reeds and flutes. Possiamo però sperimentare strings più horns. Proviamo il full tabs. Facciamo una rapida spazzata di tutta la tastiera. Ecco, la prima ottava è dedicata al basso, ovvero c'è un unico divisore di frequenza e appunto la prima ottava di basso è monofonica, con priorità superiore destra, quindi. Tramite questo pulsante Bass Shorts possiamo decidere di estendere la parte superiore dell'organo all'ottava di basso. E possiamo regolare il volume del basso di background in questo caso agendo su questo potenziometro. Il basso adesso è completamente sparito. Possiamo sommarlo nuovamente. Andiamo ad analizzare invece l'unico effetto presente sulla Jumbo Jam, ovvero il vibrato. Abbiamo finito. Al prossimo strumento da The Vintage Lab. Ciao ciao!